bella piazza, eh? Te lo sbomberato. Stanno andando male. Questa signora... Signora, in difficoltà? Già, ho bucato la gomma. Guarda. Ha bucato la gomma? Sì. Come ha fatto? Ma non lo so, ero lì che andavo avanti e adesso ho visto che c'è tutto uno squarcio qua. Niente. Ma come mai sei qui in bici? Guarda, io sto girando, una storia un po' lunga, sto girando per cercare mio fratello e ho deciso basta, non ho più voglia, perché anche il fatto che la bici forse si sia bucata è un segnale. Come si chiama tuo fratello? Si chiama Gerardo. Ah, Gerardo, è forse un signore un po' grasso, sì. Un po' smemoratello. Sì, sì. Ah, ma è venuto anche da noi. Sì. Io sono... Ma pensa a te, adesso che non cerco più lui, lo ritrovo. Ma sì, guarda, quando era venuto da me, io gli avevo detto che in verità forse è meglio, è sempre bello perdersi. È quello che ho capito io. E magari si è ritrovato da un'altra parte, chissà, possiamo immaginarlo, solo sperare per lui. Certo, ma è quello che ho capito io, infatti stavo proprio andando via decidendo che... Forse la lezione per me è stata anche quella. Che sì, sì. È stato meglio per me. Sì, sì. E l'ha capito anche la bicicletta. Sì, adesso sì. Però devo risolvere questo problema perché devo andare a casa. Guarda, se hai tempo di là c'è il suo garage, lui se ne intende un pochino. No, vieni con noi, dai, per favore. Sai, lui è mio nonno, si chiama Umberto, no? Umberto. E mi fa sempre preoccupare un po'. Ah, sì? Sì, perché è tanto sbadato. Capita che si interessa della città, perché lui è della campagna. E ha una bancarella qui, vende gli ortaggi. E allora io lo sono venuto a trovare oggi, però io abito in un gruppo appartamento. Ah, era lì che era venuto allora Gerardo? Sì, Gerardo era venuto lì. Ma sai dove l'ho cercato io? L'ho cercato giù di là, c'è una biblioteca, non so se stai facendo qualcosa. L'ho cercato in biblioteca. E anche lì qualcuno l'aveva visto, altri io non l'ho visto. Poi sono capitato in un posto dove ballano, un posto dove si balla un giorno alla settimana, anche lì c'era qualcuno che l'aveva visto, l'ho sempre un po' rincorso. E poi alla Centrocampo, dove ci sono i campi di calcio. Sì, ci sono stato con i miei amici. In un vecchio bar dove lui andava da giovane. Però guardi. E insomma, ho incontrato una serie di persone e sono arrivata in questa piazza qua. Perché combinazione, lui cercava una vecchia amica che aveva un negozio qua. Antonio, scusa Antonio, mi sta succedendo una cosa meravigliosa, ci vediamo dopo, sto seguendo una persona che non vedevo da tanto tempo, ti spiego poi, ciao okay. Antonio. Ciao. Questo succede in barriera. Qua,
Ciao Gerardo! Oh, come ciao! Stai? Bene, hai visto Giulia? Chi è Giulia? È bellissima! Poverino, oltre alla memoria si è giocata anche il cervello. Questo percorso comunque mi ha portato qui, ma mi ha portato anche a rendermi conto un pochettino che è giusto che lui sì. segua questa perché cosa. Io poi credo un po' che il destino ce lo costruiamo noi, no? Certo. E quindi spero che ti consiglio di desistere dalla tua ricerca, di fargli la fine che ha deciso l'universo, che alla fine ma ero arrivata più o meno alle stesse conclusioni. Alla fine tutti gli elementi hanno una volontà, probabilmente anche questa strada ce l'ha, solo che non può dirlo. Ecco. Hai ragione, dai, adesso andiamo ad aggiustare la gomma. Sì guarda, ma sì, tu secondo te quanto viene a costare? Fai un prezzo di favore alla signora? Sì, lo faremo anche gratuito, non c'è problema. Sì, vedi che fortuna. Grazie. Oggi è un giorno fortunato, allora, dai.